abbraccio felice dentro una risata, la copertina con attimi di serena quotidianità pubblicata in esclusiva da Chi di una cena tra amici. È questa la più eloquente risposta di Francesco Totti e della sua compagna all'uscita del documentario Unica, in cui Ilary Blasi racconta la fine del suo matrimonio. I ben informati dicono che lei, la nuova compagna dell'ex capitano, quel documentario non lo ha visto nemmeno per prenderne le distanze, mentre ha pubblicato un post per chiarire il concetto: non ho tempo per cose che non valgono. Lei pensa a suo amore, chissà, ad un figlio che faccia da anello di congiunzione tra i 5 ragazzi nati dai loro precedenti matrimoni. Il silenzio non cela però il dispiacere di Totti, che fonti vicine alla coppia dicono essere amareggiato per la scelta della ex moglie di aver nuovamente parlato del tradimento di lui come causa della rottura a quasi 2 anni di distanza, rinnovando il dolore nei figli. Io non è che attacco, alla fine difendo fondamentalmente con le interviste. Batte risposta anche tra Belen e De Martino, altra coppia iper esposta mediaticamente. Non è finito per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Stefano De Martino replica: quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno alla propria. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia. Due verità, dice colui che passa la storia come un fedifrago seriale. Ho chiacchierato anche con quelle diverse... Con le signorine. Quelle, sì. Sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare. Belen replica con una sonora risata e l'amica Mara Venier confessa: adesso rido, ma prima non ho riso per niente. Ma perché i tradimenti, le crisi, i ritorni delle coppie celebri catturano il pubblico come le più appassionanti serie TV? Le storie dei VIP, l'amore e il successo coinvolgono perché fanno sognare quando sono romantiche e a lieto fine, ma ancor di più producono identificazione quando anche chi incarna l'ideale deve scendere a patti con la vita vera, fatta di inciampi e risalite, come spiega Belen motivando le sue intime confidenze sulla brutta depressione vissuta a causa di quella storia senza più amore.